Italia. Noi siamo qui per esprimere tutta la nostra solidarietà a tutti i popoli che si ribellano a chi mangia sulle vite nostre, qui come in Egitto, come in Turchia, dove persone che hanno preso il potere su delle rivoluzioni in cui la gente, migliaia, decine di migliaia, quando non milioni di persone, sono scese in piazza per dire che non volevano più A, una dittatura, B, un esercito che doveva teoricamente difendere il popolo e invece era complice di chi li opprimeva, di chi negava loro diritti, di chi negava loro libertà. Di persone che dall'Europa, i vari governanti dell'Europa, i governanti degli Stati Uniti, che speculano sulle vite di interi popoli in tutto il Mediterraneo pur di ottenere i loro interessi, e chi oggi ha il potere in Egitto ancora una volta tutela quegli interessi, tutela gli interessi di tutti tranne che della popolazione che l'Egitto lo vive. Lo stesso che vediamo succedere in Turchia, lo stesso che vediamo succedere in Tunisia. Crediamo nelle rivolte delle primavere arabe. Chi dice che le primavere arabe sono finite, pensiamo che si sbagli, pensiamo che anche siano maturate le primavere arabe, pensiamo che le primavere arabe abbiano tanto da insegnarci ancora, perché a dispetto dei risultati elettorali ci sono ancora tante persone nelle piazze, ci sono ancora tante persone che dicono che questo non è un cambiamento, la persona che Morsi ha il potere adesso, i fratelli musulmani e i soldi del Qatar e degli Stati Uniti che gli hanno messo al governo. Pensiamo che ci sia un grande filo rosso che collega tutto il Mediterraneo e che ci abbraccia tutti, e che sia il momento di lottare insieme, a prescindere dai confini, contro chi fa le stesse speculazioni là e qui, perché sono sempre gli stessi potenti, a cui noi dobbiamo ribellarci e continuare a farlo. Non credo che sia necessario ricordare che a Milano, come al Cairo, come a Istanbul, ci sono tanti compagni che hanno fame di diritti e di pane e che sono scesi in piazza per ottenerlo, non per chiederlo ma per prenderselo. Per tanti anni il Centro Sociale Cantiere ha cercato ed è riuscito a combattere e a soddisfare la fame di diritti, la fame di reale cittadinanza e dignità, la fame di case per chi non ce l'aveva, la fame di futuro per i giovani e per le famiglie. Per tanti anni noi abbiamo apprezzato il coraggio e la generosità dei compagni egiziani che hanno lottato insieme a noi nel cantiere, che hanno lavorato insieme a noi. E quando nel 2011 iniziarono le primavere arabe, noi avevamo sperato che fosse l'inizio di una nuova stagione, di una nuova era, di un nuovo mondo per questi popoli che hanno sofferto, per questi popoli che hanno sofferto per i nemici e i tiranni di casa loro e in America e in Israele. Noi speravamo. Ma non è stato così, perché il potere sa sempre evidentemente come raccontare cazzate per tenersi in piedi, sa tenersi l'esercito, sa usare la religione, vergogna, anche la religione. Chi pretende di parlare del nome di Dio per difendere gli sporchi affari di una clica di capitalisti? Noi li vogliamo tutti in piazza insieme a noi, in tutte le piazze del
vogliamo i musulmani, vogliamo i cristiani, vogliamo gli ebrei, vogliamo i egiziani. Per combattere il nemico che c'è dentro ognuno di noi, il bisogno di rincorrere valori distorti e ripugnanti che ci portano gli uni contro gli altri, che ci portano a combattere guerre, che ci portano ad aver paura dei migranti. Ci vogliamo invece a combattere il vero nemico, il capitale finanziario internazionale che ha affamato il popolo del Maghreb, il popolo egiziano, e che sarà pubblicato nel mondo. Che ha ridotto la Turchia ad un deserto, che fa licenziare i lavoratori, che affama la gente e che poi gli manda la polizia per massacrarli quando capiscono che è l'ora della ribellione. Andiamo tutti noi nell'augurarci non solo che Morsi cada, ma anche che si sollevi l'Egitto.